la prossima settimana, giorno 5. Era una cosa di cui avevamo discusso un po' di tempo fa anche con Magali o altre persone che erano presenti al Negrelli un po' di tempo fa. Finalmente siamo riusciti a organizzarlo e verranno sia la vicepresidente che il presidente dei Sconvivili per parlare proprio sulla carta docente, operative e il piano nazionale di formazione. A questa è stata legata la nostra sezione, con la nostra parte ovviamente ho chiesto per quanto riguarda poco altro e anche con l'organigramma della sezione. Questa è una cosa importante. Altra cosa legata sempre alla nostra sezione, a parte qua sempre notizie di servizio, la pagina Facebook che dovrebbe essere stata aggiornata, abbiamo messo online già tutte le parti riguardanti gli altri incontri. I primi tre incontri erano già tutti quanti online. Il quarto incontro ovviamente no, perché è stato un incontro laboratoriale, quindi abbiamo poco da presentare, lo rivedremo oggi brevemente, mentre invece abbiamo questo incontro verrà anche rimesso online. Io ripartirei solamente dal nostro percorso iniziale che è stato creato con la sezione, grazie a Matteo, a Lavinia e a tutti gli altri membri della sezione originaria, con cui, come le Teresa, con Nadia, con cui ci siamo sentiti d'estate, li voglio ringraziare già da ora perché il percorso è stato bello, io penso affascinante, accattivante e molto interessante, anche perché siamo, credo, riusciti a trovare dei relatori molto interessanti che hanno saputo fare molto bene, ci hanno coinvolto e abbiamo tirato fuori da un'enciclica basata proprio su questo bellissimo cantico delle creature di San Francesco, da qua siamo partiti e siamo andati a creare un percorso didattico formativo per tutti voi. Proprio per questo oggi ci ritroviamo nell'ultimo incontro, sono di queste 20 ore di formazione e l'incontro l'abbiamo strutturato in questa maniera, un breve riassunto di ciò che è stato fatto nelle sezioni precedenti, quindi dal primo incontro ognuno di essi abbiamo un relatore che ce lo riassumerà in breve, quindi per il primo incontro chiediamo a Maria Teresa che l'ha anche coordinato, un piccolo sunto insomma di questo. Il secondo incontro dovrebbe esserci la Vina che comunque ha mandato, non essendo possibile lei presenziare oggi, ha mandato il PowerPoint. Serena sappiamo che in questo momento è in malattia, purtroppo un grave problema che racconta una cornata della pecora, sì, è stata coinvolta in un incidente sul campo di lavoro. E ora il terzo, quindi abbiamo chiesto ora a Lorena che si adopera come tutti per questo. Ci terzo incontro. Sì, ovviamente perché sennò dovrei fare tutto io, insomma, quindi ci dividiamo. Il terzo incontro invece ci aiuterà Matteo a riassumere, il quarto incontro doveva esserci Stefani un po' anche per mostrare, ma anche lei doveva salire con Francesco da San Donato di Piave, ma è in questo momento in malattia. Quindi lo farò io a quel punto sul curriculum mapping. Dopodiché dovrebbero esserci gli interventi del dirigente Montibeller e della Possamai che dovrebbero arrivare insieme ad altri docenti dell'elementare che finiranno il loro turno intorno alle 4:30. Quindi nel frattempo attendiamo loro. In quel frangente vi consegneremo già gli attestati di frequenza. Per quanto riguarda il rilascio delle certificazioni di competenze invece dobbiamo completare la parte che riguarda invece la verifica finale, quindi la creazione dell'UDA, di cui abbiamo chiesto per fare questo, per aiutarci in questo abbiamo chiesto al dirigente Montibella di metterci a disposizione l'aula informatica, quindi abbiamo a disposizione l'aula informatica con collegamento per chi volesse ovviamente utilizzare il curriculum mapping, di cui abbiamo visto solamente una breve apparizione, il quarto incontro laboratoriale, mentre invece chi non volesse usufruire di questa procedura può farlo anche a mano, può stamparlo, se ha dei file propri può anche adoperarsi e poi li possiamo stampare, l'importante è che poi possano essere valutati per la certificazione delle competenze, che ricordo bene, per avere questa certificazione, che ovviamente UCIM in quanto ente riconfermato può fornire, e fornirà ovviamente, necessita il 75% delle presenze, quindi
quindi significa che dobbiamo essere presenti a quasi tutti gli incontri. In questo caso erano 5 incontri e 4 ore, quindi almeno 4 incontri, o sono quasi 4 perché avevamo calcolato intorno a 5 ore l'essenza massima. E quindi per tutti comunque l'attestato di partecipazione, la certificazione delle competenze per chi ovviamente ha raggiunto questa e comunque ci vuole la verifica finale sviluppata. Allora io ripartirei dal primo incontro, per questo chiamerei Maria Teresa, ma possiamo anche farlo se volete. Sì, lo facciamo di gruppo perché la maggioranza poi era anche... Eravamo anche presenti, vuoi il microfono? No, io lascio una cosa. La certificazione delle competenze, noi possiamo anche presentare anche in gruppo quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Allora, per quanto riguarda la certificazione delle competenze è personale, quindi ovviamente l'unità di apprendimento abbiamo fatto lavoro di gruppo o meglio di consiglio di classe, poi se vi ricordate bene, ora l'unità disciplinare deve essere svolta in maniera proprio fatta sulla disciplina, quindi personale. Quindi siamo noi che dobbiamo prendere e svilupparla sulla nostra disciplina. Infatti se tra i materiali che vi ho mandato avete visto nelle unità di apprendimento mancava il Gantt, che è il diagramma che stabilisce le tempistiche. Il Gantt è anche possibile farlo nella collaborazione del consiglio di classe, però viene fuori essenzialmente quando ci sono le unità di apprendimento disciplinari che vengono messe dentro, quindi nella realtà sarebbe molto più preciso in quel frangente. Ecco perché ora dovremmo farla ognuno del conto nostro. Oggi. Oggi. Quindi quando torniamo invece qua abbiamo il questionario finale a parte di gradimento, ma anche per capire, comprendere che cosa volete effettivamente, se l'anno prossimo c'è qualcosa che vi ispira, che vi aggrada, che possiamo realizzare, che possiamo concretamente sviluppare un po' dappertutto. Su tutto il territorio, quest'anno andato qua abbiamo fatto Feltre e Pedavena, l'anno prossimo potremmo sicuramente spostarci anche verso Belluno, verso altre zone, quindi non è che per forza dobbiamo ripetere qua. È la nostra prima esperienza e speriamo insomma sia stata di gradimento vostro. Sì, credo che del primo incontro, intanto ricordiamo un attimo l'entusiasmo, è stato il primo, per cui anche la prima volta dopo l'incontro fatto qua maggio 2016 in cui abbiamo deciso di costituire la sezione, ma soprattutto perché abbiamo avuto fra di noi sia il professor Milan, una persona che ha proprio dato tanto anche dal punto di vista della didattica e dell'approccio anche con i ragazzi, sia sempre sul laudato sì. Poi il professor Paolo Perenzin, come sindaco di Feltre, che ci ha anche lui ha dato la sua visione filosofica e sempre sull'enciclica del laudato sì. E Cesare Lasenca invece ci ha proprio spaziato perché è stato molto completo anche lui con la sua esperienza e il suo apporto di formativo proprio rivolto in tanti anni e visto dal punto di vista sempre dell'enciclica, dal punto di vista di un botanico che quotidianamente impara ad apprezzare ed a conoscere sempre più tutto il creato. E dopo è stata molto emozionante comunque la partecipazione del vescovo che ha voluto essere presente a tutto il pomeriggio con noi e che lui si è anche espresso, quello che mi ricordo, ma tanti di voi erano anche presenti nella positività di continuare questi momenti anche di confronto e di approfondimento sui temi che ecco, forse tu la sai. Sì, qua ci sono, se volete vedere anche qualche parte del filmato possiamo anche rivedere. Volete rivedere qualcosa o
contro il signore che contestava invece, questo lui si rifaceva un attimo a... L'abbiamo tagliato, nei filmati non lo vedrete. Alle febbre e altre molto sull'anticlericalismo, per cui non riguardava per niente né l'enciclica né il, ma riguardava proprio la sua posizione. È stato quello che sì, abbiamo iniziato molto bene con tanta emozione e dopo è finito in maniera molto, molto forte, insomma, alla fine siamo anche riusciti ad evitare, perché il suo intento era quello di attaccare il professor Milan a livello verbale molto 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 forte, per cui io credo che sia stato interessante sia dal punto di vista anche personale di crescita nostra, ma anche per quanto riguarda poi la nostra professione. Sì, credo anch'io che comunque non sia il caso, se qualcuno no io lo faccio andare tanto di vedere cose interessanti, sicuramente spunti ne abbiamo tratti da questa piccola tavola rotonda, che sono stati forniti sia anche col materiale che ci ha fornito Cesare sia in prima battuta che in seconda battuta. Io spero che i materiali vi siano arrivati tutti quanti, giusto? Avete avuto il materiale per poter studiare le varie parti. E nella realtà anche il confronto che è stato aperto al fatto che avevamo il sindaco di Feltre, che ovviamente ha definito i criteri con cui anche la parte legata alla politica, all'amministrazione appunto, si sta ovviamente approcciando a questo nuovo sindaco, si sta approcciando a questa nuova enciclica e soprattutto a questo mondo in maniera sempre diversa e sempre più pesante, anche perché nella realtà il cambiamento odierno lo vediamo, sono poi uscite ultimamente anche le bande a livello ministeriale che hanno rievocato anche non solo l'enciclica, ma una di queste lo state facendo la scuola insieme a Claudio, giusto? Sicuramente, non ti stavo ascoltando. Per vedere sì, l'immagine ferma. Ma poi, sì, poi anche lui facendo un attimo anche al pensiero di papà Bergoglio sul modello di vita molto sobrio, così per esempio anche ieri il sindaco di Feltre per il 25 aprile ha proprio fatto il parallelo con la libertà che non è il consumismo di io. Ecco, per cui credo che sia una cosa che il sindaco di Feltre vive anche se non l'ha dimostrato qui in continuo. Ovviamente era un dibattito, una tavola rotonda tra i quattro punti di vista principali ovviamente, che dovevano essere presi tutti, ovviamente partendo dal punto di vista ecclesiastico, e per questo abbiamo, per fortuna nostra, avuto anche il vescovo, che è stato molto contento con tutto il video io di essere presente e ci ha dato anche degli spunti interessanti. Abbiamo avuto il punto di vista naturalistico di Cesare Lasenne, che ha tenuto poi anche una seconda lezione su questo che abbiamo svolto alla Della Lucia. Io non ero presente, ma mi hanno detto che è stato molto interessante, molto bello, l'ho rivisto nel filmato, insomma mi è sembrato veramente accattivante. E poi abbiamo avuto il professor Milan, poverino, con l'epilogo finale che non è stato tra i più decorosi per quel sindaco, però insomma, e anche là abbiamo avuto un altro punto di vista. Il secondo invece incontro l'abbiamo svolto giorno 13 gennaio, è stato svolto alla Della Lucia, giusto anche qua, piccola parentesi, qualcuno di voi ha qualcosa che ricorda, che vuole condividere con noi uno spunto interessante e che si ricorda del primo giorno? Ovviamente parliamo del 1 dicembre, quindi già parecchio tempo fa, però magari vi è rimasto impresso qualcosa, c'è qualcosa che voi rivedreste anche su questo primo incontro, qualcosa che vi è interessato di più, un punto di forza, un punto di debolezza, qualcosa che vi ha
colto particolarmente, uno dei relatori che dice è stato, mi ha colpito in particolar modo, non so di quello che ci possiamo ricordare. Punti particolari, interesse sì, particolarità, no. Il secondo incontro invece l'abbiamo, è stato sviluppato invece al Della Lucia, anche qua il professor Lasen ha tenuto una lezione e su questo abbiamo invece il insunto che ci ha del professor Lasen, se tu mi puoi aiutare, io non ero presente. Sì, sì, quindi... no, non è presente. E abbiamo introdotto l'intervento, in realtà io l'ho introdotto così perché appunto tu mancavi. Sì, il professor Lasen ha inizialmente fatto un intervento proprio di introduzione, prendendo in considerazione i capitoli che e dando ovviamente il suo punto di vista, che è un punto di vista sicuramente ispirato, ma molto basato sulla realtà e su quello che lui conosce della natura, insomma. Cosa che poi abbiamo utilizzato per uno spunto di lavoro, se vi ricordate ci siamo definiti poi gruppi di lavoro, per cercare di pensare a delle attività che potevano essere svolte in base ai termini appunto ecologici con i vari studenti delle varie tipologie e ordini di scuola. Ecco, una cosa interessante sicuramente è quella di capire che questa enciclica in realtà non riguarda soltanto l'ambito religioso, ma può sicuramente essere coinvolgente per chiunque, perché tutti abitiamo in questo pianeta, in questo mondo, e dobbiamo rispettarlo e conservarlo indipendentemente dal nostro credo religioso o dalla nostra fede. È una questione anche umana e civile, insomma, non soltanto religiosa. E bisognerebbe un po' ripensarci tutti a questa cosa qua, cioè non è scontato abitare sul nostro pianeta, non è scontato vedere la natura e apprezzarla, non è scontato approfittarne in maniera anche a volte invasiva. Dobbiamo renderci conto che abbiamo un tesoro, abbiamo un... ci è stato affidato probabilmente, meglio dire così, un capitale enorme e dobbiamo averne il giusto rispetto e saperne cogliere e sfruttare gli aspetti positivi ma senza degradarlo. E qua infatti c'è il discorso, io richiamo i potenti che sfruttano i poveri, eccolo qua, sottraendo loro risorse dei comuni e poi sono sempre più poveri a pagare le conseguenze più gravi naturalmente. Posso fare piccolo, io non c'ero, però ovviamente mi viene in mente quello che diceva Paolo Perenzino al primo incontro, dei comuni che si devono sobbarcare 10 miliardi di problematiche diverse e ovviamente sono sempre più piccoli che poi devono correre, no, in aiuto. E ci rendiamo conto che le amministrazioni poi non sempre riescono a supplire, si fa quel che si può, ma nella realtà si è sempre criticati per qualsiasi cosa poi venga fuori, perché nella realtà ci sono tante persone che sfruttano, esatto, vero senso della parola, i propri interessi e bada ai propri interessi anziché badare alle comune, naturalmente. E poi anche secondo punto, vedete, l'ecologia e i temi che si tratta non vanno limitati all'attenzione di pochi esperti, certo, perché comunque riguarda tutti. Ecologia è conoscere la propria casa, conoscere il luogo dove abitiamo e rispettarlo, il che non vuol dire che uno deve per forza essere un esperto del settore, riguarda anche tutti. La visione unitaria dei problemi, possiamo metterli insieme tutti, perché sono comunque tutti correlati,
ognuno di questi aspetti ha delle ripercussioni su tutti gli altri, quindi la visione deve essere appunto globale e coinvolgere, come per conseguenza di quello che sta dicendo Matteo prima, coinvolgere tutte le comunità a livello locale, perché comunque ognuno avrà delle competenze specifiche nel proprio ambito e nel proprio luogo, ma tutte quante insieme poi devono far capo a qualcosa di unitario. Nella realtà lo vediamo anche tra di noi, abbiamo ognuno di noi insegna una materia diversa, quindi nella realtà dall'italiano, sì, anche una materia applicata, certo, alla chimica, agli insegnanti dell'infanzia, della primaria, quindi, però nella realtà viviamo tutti su questo piccolo grande pianeta dove tutti siamo coinvolti in maniera più o meno diretta. Magari io che faccio materie tecniche all'agrario sono più coinvolto da un punto di vista tecnico-pratico, diretto, però nella realtà già quello che fanno, mi viene in mente Maria Teresa qua, una volta il ciclo dell'acqua, un'altra volta la terra, altre cose, già i bambini iniziano ad apprezzare sin da quando sono piccoli quello che è il loro quotidiano mondo in cui vivono. Quindi se già ognuno di noi mettesse quella sua gocciolina, probabilmente... Mi permetto di aggiungere che anzi i bambini sono quelli che la apprezzano di più, perché loro sono ancora in grado di meravigliarsi di fronte a piccole cose e sono loro i primi quindi che le apprezzano. Dovremmo imparare da loro, sicuramente. Sì, no. No, no, vai avanti. Vai avanti. Vado avanti, non mi ricordo niente. No, va, bisogna andare delle iniziative, coinvolgere le comunità a livello locale. Fare anche sulla biodiversità. Esatto, in realtà il professor Lasin ha fatto un'analisi abbastanza precisa, perché ha preso in considerazione davvero molti versetti dell'enciclica uno alla volta, mettendoli insieme per tipologia di significato o di argomento, e ce li ha sviluppati, ce li ha spiegati, e quindi aveva segnalato ad esempio alcuni paragrafi che parlano della biodiversità dell'importanza della biodiversità, che, di cui tutti sentiamo parlare, ma magari non tutti ci soffermiamo sulla reale importanza di questa cosa. Abbiamo la fortuna di abitare appunto in un pianeta così bello, così ben fornito di qualsiasi... cioè, abbiamo specie vegetali, animali di ogni genere, però non ci rendiamo conto che sono tutte, dalla più piccola alla più grande, hanno tutte la stessa dignità e dobbiamo rispettarle tutte. Non possiamo permetterci di distruggere, come ad esempio lì parla di rischio idrogeologico, pesticidi, ma mi viene in mente anche, non so, alluvioni e smottamenti causati dallo sfruttamento boschivo mal gestito, o altre cose, non ci rendiamo conto che rischiamo di far perdere significato e valore a tutte queste, specie, e in realtà poi ci si ritrova tutto bene, perché alla fine la natura con ragione si ribella. Qualcuno di voi era per caso andato da qua fino a Vicenza, ha preso l'autostrada verso di c'è andato, avete visto che stanno facendo una nuova telemontana? Sì. La mia domanda è, a me è sorta una domanda stupida, ma la vecchia strada che è asfaltata, su cui noi stiamo andando, che fine fa? Ah, diventa tutto prato. Diventa? Prato, boschi. Prato, non penso boschi, figurati. Credo proprio. La riconversione di un solo genere, te lo può dire una persona che fa ecologia, e ci vogliono quanto... per riconvertirla completamente, decine di anni solo per rivedere l'erba, penso, dopo senza pensare a sfruttarlo dal punto di vista agricolo, e poi ci vorranno centinaia di anni per rimettere. Io avevo letto migliaia di anni addirittura per quanto riguarda il ripristino del suolo della coltivazione, quindi a questi livelli siamo, quindi l'asfalto, e creiamo una cosa nuova e non ne creiamo. Era venuto in mente a me la semplice cittadina. Ci vuole tanto poco appunto per asfaltare un pezzo di prato, distruggerlo completamente, e tanto perché possa recuperare tutta la sua... Parliamo di un terreno fertile, esente, no, da... Sto parlando, sì, io di terreni che non hanno più problemi, no, da esatto, nessun punto di vista.
Quindi dobbiamo pensare anche, qua abbiamo anche dei tecnico-pratici, ci sono dei suoli, se voi andate in alcune ditte che fanno le coltivazioni erbacee, l'autosfruttamento, e ci dicevano in questi anni siamo andati anche con la scuola, questi terreni che loro sfruttano, un terreno di 10 anni corrisponde all'incirca un terreno come se fosse stanco di 100 anni. Quindi lo sfruttano in maniera talmente ripetitiva, talmente pesante, poi questo terreno una volta dato è come se noi prendessimo un terreno di 100 anni e lo mettessimo là. Quindi pensate a che livelli siamo arrivati di sfruttamento, per cui là, altro che biodiversità, qua insomma si no, tratta di veri e propri problemi. Tutta la fertilità naturale, quindi non viene va bene, questo sono ancora c'era altri capitoli. Sì, altri parametri, sono sto a leggere tutti perché sono comunque tutti relativi a questo tipo di problema. La ricerca del profitto economico immediato appunto è la causa principale del degrado, perché è in base a quello che ci muoviamo e sfruttiamo malamente quello che abbiamo e non siamo in grado poi però di ripristinare quello che abbiamo rovinato. Ci sono un sacco di problemi relativi alle falde acquifere, ghiacciai, dovuti anche a discorso del riscaldamento globale, quello che volete, se andate a vedere adesso che c'è la molada è quasi inesistente, quando ero piccola io ero a Fuzhou, dove adesso c'è erba, c'è neanche roccia, adesso c'è niente, non c'è più niente. Biomi forestali e desertificazione, che sono problematiche attualissime, perché tutti i territori che sono stati sfruttati hanno perso completamente la struttura del terreno, la fertilità del terreno, sono diventati zone completamente sterili, completamente inutili e hanno in questo modo distrutto la vita non solo delle specie che abitavano in quel luogo, ma anche di tutte le altre che ci giravano intorno, perché tutta la pandemia lo sappiamo. Ecco, lì poi sottolineava l'importanza delle zone umide, delle nostre acque, il nostro pianeta ricco di acqua, però anche l'acqua con tutto quello che ci può offrire la sfruttiamo male. La parte più importante, anche se non ci si pensa mai, è quella più invisibile, il plancton, lo zooplancton, il fitoplancton, tutti i microrganismi che vivono nelle acque, perché sono loro che rigenerano e ripristinano la sostanza organica nell'ambiente acquatico. E con lo sfruttamento eccessivo della pesca e con la pesca anche fatta in un certo modo non molto ortodosso, non riusciamo più ad avere il giusto apporto di sostanza organica che poi ci venga utilizzato dal tanto. Soprattutto io leggo qua la cura del territorio, dove noi stessi c'è il primo che deve curare il proprio territorio, la propria casa. Ah sì, proprio anche il nostro piccolo, esatto. Cioè, basterebbe quello già per dare un segno. Altri spunti che aveva dato sicuramente erano a quanto pare anche questi, no? La cultura dello scarto, la solidarietà. Sì, cercare anche di riciclare, riutilizzare, non per forza creare continuamente rifiuti. Il rifiuto deve avere anche lui una sua dignità. È rifiuto solo quando non dà più niente, non può più darci nulla, ma finché è possibile rigenerare e ottenere ancora qualche cosa, è inutile accumulare rifiuti che poi invece creano piuttosto inquinamento. Riutilizzare, riciclare prima di dover per forza buttare via. Sobrietà e risparmio, perché comunque anche questo fa parte di uno stile di vita corretto, si collega anche col discorso della cultura dello scarto. Sicuramente risparmiare ci permette anche di, è visto nel senso di risparmiare risorse, quindi di evitare sfruttamenti troppo elevati, sfruttamenti eccessivi, recuperando anche degli stili di vita un po' meno, come posso dire, adesso noi abbiamo troppo, abbiamo di più,
non ci accontentiamo di nulla. Invece forse ragionare un po' di più come ragionavano i nostri nonni potrebbe permetterci di salvaguardare meglio quello che abbiamo. Chiaro che non si può tornare indietro del tutto, però avere una visione un attimino più oculata, come i nostri nonni dovevano avere, perché non ce n'era altro, è sicuramente più vantaggioso per tutti. Fa sapere perché mia figlia qualche giorno fa si lava i denti, lavare i denti, avevo lasciato l'acqua un attimo che scorreva perché avevo preso un altro paletto, chiudi l'acqua, ho chiuso l'acqua. Altri anni e 10 mesi, cioè non è che dovrei parlare con le maestre di quartiere. Vedi che già i bambini hanno la cultura. No, ma loro apprendono molto prima di quanto facciamo noi. Sembra strano, cioè è stata una banalità, però mi è chiuso, cioè, lo stile di vita che ha mia figlia sicuramente è più. No? Allora passa da una stanza e fa papà, perché la luce è accesa? No, ma sto tornando. Ma allora spegne. Cioè, piccole cose, sembrano banalità, no? Però... Ma i bambini stanno molto più attenti a queste cose, proprio per il discorso che si diceva prima, loro non hanno malizie, non hanno, hanno ancora questo spirito molto legato, molto naturale, molto legato alla natura. Quindi loro si accorgono prima di noi a volte di queste cose, di queste piccole cose. E bisognerebbe coltivare da loro e coltivare quello che ci fa. Ed ecco sì, poi naturalmente quello che sta accadendo nella nostra casa, l'egoismo di base, chiaro che volere sempre solo i propri tornaconti non fa bene poi a nessuno. Mi fa bene mettere gli accordi in ribasso tranzo vierno. Che stanno tagliando tutto quello che avevano fatto precedentemente. Se uno guarda, dice, avevano spinto verso un certo punto e ora con tutti gli accordi internazionali che stanno facendo, li sentiamo fino ad oggi, stanno ritagliando, stanno facendo dei passi indietro. Allora, o avevano sbagliato prima in una visione futuristica catastrofica, o probabilmente sono ora che stanno guardando male il futuro, quindi una delle due deve essere per forza, non c'è un'altra, scusa, ma in mente nel frattempo. Leggerei con attenzione la frasetta finale: l'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti. Cioè, è nostro, sì, ma lo dobbiamo anche difendere, è una nostra responsabilità tenere alla purezza e all'integrità di questo ambiente. Insomma. Poi qua si era rivolto soprattutto agli insegnanti, quindi studiare di più e meglio sia l'equilibrio naturale che il modo di poter conservare questa consapevolezza e poterla insegnare ai nostri studenti naturalmente. Puntare su uno stile di vita diverso, si ritorna al discorso che si faceva prima, anche piccoli gesti quotidiani, ecco la Sara che ha chiuso l'acqua a Matteo, giustamente, ti lavi i denti, non devi guardare l'acqua, cioè chiudi. Stavo facendo altre cose. Ecco. eccetera, e esercitare una pressione positiva su coloro che tengono il potere. Tante volte ce lo dicono, guarda che siamo noi che abbiamo in realtà in mano tutto quanto, non sono veramente i nostri casi in realtà, cioè il potere sarebbe il nostro, nel senso che noi possiamo condizionare con il suo comportamento le loro scelte, è che spesso non facciamo, non ci pensiamo. Mi viene in mente come quando andiamo a comprare delle cose al supermercato, per esempio, non scegliere quelle che hanno gli imballaggi più complessi, oppure quelle che, le cose che hanno chiaramente una vita molto breve, un ciclo molto breve di utilizzo. No? Ecco. Se siamo noi per primi a fare quelle scelte, cioè si accorgono che compriamo certe cose piuttosto che altre, cambieranno anche loro la loro politica. Ma tante volte è troppo comodo, ma questo faccio prima. Questo costa meno, questo, che poi non è niente vero tante volte, ma insomma, questo vabbè, tanto così mi occupo meno spazio, che ne so, cioè adesso e quindi non ci pensiamo, ma alla fine siamo noi che condizioniamo. Sì, nella realtà è questo quello che succede, anche a me capita quando faccio lezioni sul marketing, le scelte che devono operare, anche chi fa marketing
nel vendere il proprio prodotto deve essere legata a qualcosa che sia sostenibile, perché nella realtà lo fai oggi, ma quando hai finito quell'oggi ci sarà un domani che dovrai affrontare, quindi se hai un'ottica di lungo periodo probabilmente riesci a ottenere qualcosa. Ecco perché gli insegnanti siamo qua noi, che studiamo anche una maniera, e questa è una materia, questo corso di formazione è proprio una maniera per entrare a far parte di questo nuovo ciclo che si spera. Ecco perché lui diceva, leggevo, affido la terra anche a te, nella realtà. Però non siamo possessori, abbiamo il compito di amministrare e costruire questi beni. È di tutti, ma di nessuno, cioè nel senso non sei un pallone. Siamo tutti, dobbiamo tutti collaborare per amministrarlo. Ecco, essere critici rispetto a propaganda visiva e uditiva, qua si riferiva alla pubblicità, naturalmente. Quindi dobbiamo essere un po' critici. Non è che tutto quello che ci dicono la pubblicità lo dobbiamo prendere come vero, come arrocolato, come... insomma, cerchiamo appunto di renderci anche un po' critici in questo senso e sapere fare delle scelte corrette, non dettate soltanto dall'ultimo reclamo che abbiamo ascoltato, insomma, ho visto. Vai per sono cose un po' più specifiche riguardo l'ecologia, l'impronta ecologica, valuta quanto determinato territorio l'uomo si quanto impatta in un determinato territorio per mantenere il proprio stile di vita, e lì dobbiamo imparare a cambiare stile di vita, usare degli stili di vita meno impattanti, perché altrimenti non riusciamo a l'ecosistema non riesce ad avere una sufficiente biocapacità. Gli ecosistemi si difendono da soli dai cambiamenti perché hanno una capacità biostatica, però arriva fino a un certo punto. Se il diciamo, se rompiamo troppo questo equilibrio, se lo disturbiamo troppo, rischiamo che non si riesca più a tornare indietro. Quindi quello che dobbiamo fare noi è adottare appunto degli stili di vita che siano in grado di essere riassorbiti poi dalla capacità, dalla biocapacità degli ecosistemi. Secondo quindi, quello che scrive lui, ognuno di noi è come se abitasse in tre case in contemporanea. Esatto, perché abbiamo modo di vivere spendaccione, sprecone, esagerato, no? In realtà dobbiamo stare attenti a tutto quello che facciamo, perché ci servono le materie prime, ci serve l'energia, ma produciamo anche dei rifiuti, produciamo degli scarti, deve rientrare tutto in un ciclo sostenibile, altrimenti creiamo soltanto danni all'ambiente. E ricordo di penso che possa andare anche un po' avanti, perché se, non so quanto lunga è sta roba, ma ci impieghiamo tutto. I suggerimenti che dava alla fine, ma mi interessava perché non c'è, sto sfruttando. Te lo leggi da solo, sì, ma... comunque, suggerimenti giustamente, favorire la conoscenza diretta e il funzionamento dei sistemi anche in campo, sperimentare il valore e la bellezza del contatto diretto con la natura, coltivando l'orto e valorizzando la biodiversità, questo l'aveva detto molte volte. Anche solo coltivare l'orto, chi ha la possibilità, naturalmente. Io posso coltivare la demanda. Ma puoi farlo in terrazzo. Però ci aiuta ad avere una minima ecosostenibilità e anche ad aumentare la nostra coscienza ecologica. E quindi poi l'idratazione, io consumare di meno, o meno, riparare, utilizzare solo prodotti di stagione, questo. Sarebbe essenziale. Sì, è una cosa veramente essenziale, molto di stagione e a chilometro zero possibilmente, per evitare sfruttamento eccessivo e anche per evitare anche di pagare di più, perché poi ci torna anche a noi economicamente. Io ho fatto l'altro giorno, tanto per dire, pronti di stagione, andavo al mercato a comprare, non mi ricordo se erano i pomodori. No, dovevo comprare delle verdure, c'erano dei limoni che costavano 3 o 4 euro al chilo, allucinante, venendo dalla Sicilia. Ho detto, ma perché costano così tanto? Allora mi hanno risposto, è il problema del trasporto. Ho detto, scusa, mio padre mi manda una cassa di 20 kg, col da costa, da solo, quindi lui paga per solo, quindi non paga un camion di roba che ovviamente il costo si abbassa, e paga 20 euro, quindi 1 euro al chilo.
ma se mio padre da solo paga un euro al chilo, può essere mai che ti arrivano vagonate di limoni e tu le passi a 4 euro al chilo? Non vi sorge un po' il dubbio su quello che dicevamo, la sostenibilità? Poi andiamo al Famila e c'è il limone argentino che costa 1,10 euro. Cioè, mi risulta strano che mio padre da solo si impone una cassa di 20 kg di limone, perché all'incirca è quello il peso, 20-22 kg, la paga 20 euro, quindi diciamo 1 euro al chilo, e questi che ne prendono una vagonata devono, poi la devo pagare 4 euro. Non posso credere che il trasporto incida così tanto, perché o sono fessi loro che si fanno pagare il trasporto 80 euro al posto, o probabilmente c'è qualcos'altro sotto. Le famose politiche di cui discutevamo prima, no? Le politiche del basso. Ma per questo sarebbe sempre da preferire il prodotto di stagione e locale, perché là capito, però puoi fare le mele, c'è però trasporto pubblico. Scusate, io ho buttato là, ma perché mi è venuto in mente l'altro giorno, che mi è sembrata una cosa allucinante. Collegate e ci sono pro e contro, oppure
è meglio farlo ognuno per i fatti suoi, dice ognuno opera. È una mano un po' prima provocatoria. Prima in orizzontale. Allora, secondo te è più semplice. Prima fare in orizzontalità, dice intanto vediamo il nostro ordine di scuola e poi ci mettiamo d'accordo con gli altri. E ovviamente bisogna sempre avere una progettualità che va dal passo per arrivare in alto. Allora io faccio un... Perché per esempio parlando con un genitore proprio i giorni scorsi, anch'io ho visto la scuola inglese, no? Cioè un modello di come funzionano le lezioni. Sì. Si diceva perché anche questo genitore ha mandato la figlia, dove lì sono abituati a lavorare per team, per gruppi e a moduli a seconda degli obiettivi diversi. E la ragazzina, il genitore, anch'io sono rimasta stupita di questo ordine che hanno nella scuola secondaria corrispondente a noi nel lavorare per questo. E allora che lì devi aver lavorato in verticalità dalla scuola di base, quindi dalla primaria, dall'infanzia primaria, perché arrivino anche dal punto di vista di lavoro a in quel settore. Però ovviamente prima l'orizzontalità e poi la verticalità. Sono cose in contemporanea anche nei discorsi, però. Perché mi viene in mente, no? Che tante volte anche alle superiori. E con la progettualità ben definita. Appunto, perché noi ci lamentiamo, ma quello chissà cosa ha fatto le medie, quelle medie chissà cosa ha fatto elementare, l'infanzia si prende solo con i genitori perché poi rimangono solo loro. Però nella realtà io penso e spero che un corso del genere possa dire, guarda, l'orizzontalità che dice magari sicuramente. Ci deve essere, però se non c'è alla base chi lavora prima con i nostri figli, noi non arriviamo. Cioè noi ci troviamo a dargli un cazzotto in faccia a sti ragazzi, dice ora lavorate con queste cose. Ma non sono formati. E non sono formati perché ci vuole la gradualità anche nell'apprendere, no? Ecco perché quando le adesioni sono state fatte, faccio un piccolo feedback verso di voi e abbiamo visto che c'erano di tutti gli ordini di scuola. Io personalmente sono stato contento, ho detto guarda che forse qualcosa in verticale riusciamo anche a proporlo, non nell'oggi, ma magari indurre le persone a lavorare progettualmente non più nel solo nella propria scuola, ma pensare che la scuola è un tutt'uno in cui i ragazzi passano gran parte della loro vita, perché pensiamoci un attimo, iniziano a, chi inizia a 6 mesi addirittura con l'IVO e finisce fino a, almeno fino a 18 anni, circa arriva, meno, diciamo che in media arrivano a 18 anni, 18 anni della propria vita sono tanti, dentro una struttura pubblica o privata che sia, in cui ci deve essere un input, questo input può essere positivo, può non essere positivo, può essere costruttivo, può essere anche distruttivo, perché dice ognuno ha fatto quello che ha voluto, io ho avuto sprazzi di gioie, sprazzi di qualche cosa, non è proprio bellissimo, no? Quindi dover rivedere la nostra progettualità non solo in ambito orizzontale ma in ambito verticale, in cui partendo dall'alto, quindi io penso più ai nostri dirigenti, che dice guarda quest'anno proviamo a fare questo progetto e con gli altri dirigenti creiamo una verticalità nella costruzione. Infatti quando ho visto anche la progettualità del governo, in cui abbiamo visto una progettualità di tipo orizzontale senza una costruzione verticale anche, e dico, tu proponi un progetto e lo proponi solamente staccato, questo per le superiori, questo per le medie, e non dire guarda, devono collaborare tutti, là sarebbe un progetto costruttivo, secondo me. Dire proviamo a pensare un qualcosa che coinvolga la scuola, il comprensivo di Pedavena, quindi infanzia fino alle medie, poi 2 o 3 superiori che siano nel bellunese, fate un progetto unico. Mandateci un elaborato unico che parta, so che magari è pura illusione, illusione per carità, però questa potrebbe essere una progettualità che stimola i ragazzi a vedere il classico esempio di vita. Dice, quando ti dicono il tuo progetto di vita qual è? La scuola cosa dà come progetto di vita? Tanti piccoli spezzoni separati, è vero o è solo una mia impressione? Quindi io dico, partiamo da questo corso, proviamo noi insegnanti che usciamo da qua a progettare in maniera autonoma e verticale. Ovviamente poi dobbiamo passare al consiglio di classe, al consiglio di istituto, ci sono tante piccole cose. Vabbè, scusate, volevo un piccolo feedback per capire un po' cosa era successo. Matteo, vado. Apri qualcosa. Apro? Sì.
tu hai riassunto un po' l'incontro di Don Rinaldo Ottone, FC. Sì. Beh, allora cerco di essere breve, perché già quando si fa un riassunto si rischia di fare peggio e di togliere tutto l'entusiasmo che c'è stato quel giorno. Lui è partito un po' comunque con una frase di Paul Cézanne, che quella lì: la natura non è la superficie ma nella profondità. I colori sono l'espressione di questa profondità alla superficie e si salgono dalle radici del mondo. E ha iniziato a introdurre un concetto del rapporto tra profondità e superficie, no? Che poi lui più avanti ha richiamato nelle categorie di dentro e di fuori. Lui ci ha appunto sottolineato che il termine casa torna 22 volte, ci ha messo nei panni di un giovane che è lasciato solo quando i genitori vanno in vacanza e sfrutta la casa per tutto quello che può. Allora ci ha un po' chiesto in maniera provocatoria cosa vuol dire sentirsi a casa, no? Quando è che una casa ti fa sentire a tuo agio, quando è appunto accogliente, plurale, calorosa. Ha introdotto un po' la questione urbanistica, ha fatto l'esempio delle strade americane in cui i ricchi e i poveri sono facilmente delocalizzati, dove c'è un'urbanistica che non favorisce l'incontro tra gli uomini. Sì, l'urbanistica è tutta fatta a isole praticamente, quindi in quell'isolato c'è l'esempio di Levigo, no? Dove vive l'uomo non si accontenta di essere a casa ma di essere di casa con le altre creature, e coinquilini del mondo, e ci faceva riflettere appunto come la crisi ecologica vada insieme alla crisi economica e sociale, ricordandoci quella radice comune che entrambe hanno, e diceva che la crisi di oggi è una crisi anche dell'abitare. Ci ha proposto un incontro, un racconto che secondo me è interessante, di Kafka, La tana, cui diceva che c'è questo animale che tanto si è impegnato per costruirsi una tana molto sicura, protetta, isolata, alla fine si è ritrovato lì dentro e ha a un certo punto sentito questo sibilo che lui pensava venire dall'esterno, invece però veniva dall'interno, e si è reso conto che questo suo isolamento lo ha intrappolato, e qui ha introdotto queste due categorie di dentro e di fuori. Diceva appunto che il bello di una casa in realtà sta nelle porte e nelle finestre, e qui con gli spunti attuali sarebbero anche tanti. Ecco, qua citava un filosofo francese, Maritain: l'ospitalità precede la proprietà. E qui diceva di tutta un'educazione all'utilizzo degli aggettivi possessivi, di come appunto, faceva l'esempio del bambino nelle braccia di una madre, cioè dove io mi sento a casa, una presenza accogliente che permetta alle parti frate di me stesso di essere in armonia, lui diceva, no? Come raccogliersi che non è rinchiudersi, una proprietà che non è possesso, ma è un chiuso aperto. Punto 6. La fraternità come criterio etico delle scelte personali. Il punto 8, secondo me questo è interessante, lui diceva di aiutare i ragazzi a cogliere le interconnessioni, cioè lui diceva non abituarli a ragionare su singole problematiche, ma aiutarli a cogliere le connessioni che ci sono tra le varie problematiche. Secondo me questo è un esercizio interessante. Lui diceva l'ecologia connessa alla sociologia, quindi all'economia, lui diceva non posso curare la vigna o il singolo animale se dimentico il povero e l'immigrato. Pensiamo ai giovani dell'Istituto Agrario che sono bravissimi a curare le vigne, ma chi lo sa se siamo bravi, no? A curare le porte in casa. A cogliere le connessioni. Punto 9, vabbè, diceva queste due globalizzazioni, qui poi aveva citato Sigmund Freud, aveva poi citato quella frase che c'è nell'enciclica Meno e di più, la ricchezza legata alla condivisione, ci ha dato lo spunto di quel film Il pranzo di Babette, il film Into the Wild, e anche Il viaggio di Goethe, no, in Italia vicino al lago di Garda, citato in qualche racconto, non so dove. E alcuni aspetti pratici ci invitava appunto nella trasversalità nelle varie materie, appunto aiutare i giovani a cogliere le interconnessioni, integrazione sociale, rispetto della natura, accoglienza del diverso, cura dell'ambiente, formare persone. È legato anche a quello che abbiamo visto prima con la serie, cioè non si erano parlati, ma nella realtà comunque le idee sono quelle. Sì, perché hanno avuto ovviamente uno spunto comune. Sì.
Sì, ovviamente, però voglio dire, ognuno la può vedere anche in una maniera diversa, invece loro sono riusciti a colpo, vuol dire che probabilmente c'è una visione comune di questa, no? Formare persone aperte, accoglienti, capaci di abitare la casa comune, e anche qui le cose attuali sono abbondanti, affrontare questa sfida ambientale insieme, lui diceva, nella sua esperienza di insegnamento, ha lavorato in consigli di classe, in collegi di docenti molto coesi, è stata una sua fortuna. Lavorare insieme forse non è proprio un'esperienza che noi abbiamo così facile. No, forse deve venire dal nostro. No, beh, noi in alcuni casi sì, ma non sempre, cioè lavorare insieme. Ma va è la difficoltà. Forse nella scuola primaria, non so se è una più abituata, ma noi. Non so, abbiamo sì, è un po' difficile coabitare. Vabbè, poi c'era appunto il dirigente scolastico che ci ha proposto l'enciclica come supporto didattico, facendo un po' un'analisi della bibliografia, ha proposto quel lavoro che è in inglese dei gesuiti canadesi, che effettivamente quel lavoro è arrivato anche questo, giusto, sì, il materiale didattico, la cartellina, scusa, laudato. Quello dei gesuiti ci sia. Io scrivo proprio tutta la sua cartellina, l'avevo riproposta. Poi lui ha parlato un po' della carta della terra, in cui c'è effettivamente molto materiale digitale, e si è un po' concentrato sul capitolo sesto. Sì, lui puntava anche molto sul fatto delle risorse ambientali, sul fatto anche delle, per quanto riguarda gli OGM, ci sono anche dei capitoli specifici. Perché mi sembra che anche a scuola nostra, nella classe come un po' fa, avevamo iniziato a progettare, a vedere per fare l'unità di apprendimento su questo. Non so poi come è andata questa esperienza, sì. Alexia, come è andata l'esperienza sulla. Lei non c'era, mi sta chiedendo. Ah, no, dell'UDA, quella della Laudandosi in terza te. Come sta. No, è andata bene. Poi. Io in realtà non è che si sia potuto realizzare l'UDA completamente, però qualche cosa è stato c'è fatto. C'è già un piccolo passo avanti. Sì, intanto tra di noi questa sì. Cosa abbiamo fatto. È ovvio che qualcosa è successo, gli insegnanti di italiano e storia che gli insegnanti di religione. Io mancavo, non c'è cioè, un intero dipartimento di scienze agrarie che quello che mi doveva sapere. No, ti ha sostituito e così in gamba, però poveretta è arrivata, calata lì. Nel senso che non gli hanno dato le indicazioni. Dico, chi è per esempio scritto lì dovrebbe con il dipartimento vostro di scienze agrarie impostare delle cose in maniera chiara, in maniera. E non sono facendo un po' particolare, siamo però un po' purtroppo parte. Tanto c'è poco da fare una parte dall'altro anche come attività lui ci ha provato, ci continua a provare comunque perché input li dà li mette ma l'ha data l'indicazione chiara sia da fare questo in questi lo so, infatti, perché adesso se si riuscisse a programmare all'inizio dell'anno si potrebbe lavorare sarebbe da fare all'inizio da finire che ci mettiamo d'accordo tra di noi proposta. E gli altri mancano dopo facciamo No, vabbè. Ho capito quello, quindi partire sempre anche là, diciamo, dall'inizio per una progettualità anche in questo caso, che potrebbe essere anche dal primo al quinto anno, intanto per. Questo era per quanto riguardava invece il terzo incontro. Anche là io chiedo un piccolo feedback se c'è stato qualche spunto che vi hanno dato entrambi i relatori e che. Riscontrate anche nella realtà se effettivamente c'è qualcosa che voi siete riusciti a trovare, a vedere, ad argomentare anche con le vostre classi. Vi siete un po' ritrovati, avete un po' ritrovato questo corso nella quotidianità dell'insegnare oppure è stato qualcosa un po' particolare? È stato qualcosa che vi è riuscito a essere messo dentro oppure no? Penso ai tecnico-grafici, se è riuscito a mettere dentro qualcosa del genere, cioè si mette già oppure no? Sì, qualcosa sì, sicuramente anche con le classi di 4-5 anno, delle materie di agronomia e di ecologia, ho potuto dare qualcosa di interessante ai ragazzi. E
infanzia e primaria sono, si riesce a mettere qualcosa dentro, perché io so che c'è sempre qualcosa legato alla natura. Praticamente molto... tutti i giorni. Come? La religione, sì, questi sono temi che si sposano proprio bene. Sì, San Francesco, la natura, il rispetto dell'ambiente, noi. Quindi c'è sempre. Direi stato. Tutti i giorni, infatti, sì, trattiamo. C'era infatti anche molto. Un'altra proposta che abbiamo fatto, tanto per entrare dall'Encirma, una delle cose che stanno realizzando era proprio la Giugetto Record, sperando che ancora non hanno neanche venuto in commissione, proprio per l'integrazione. Una delle cose su cui punta il governo, che è proprio questo fatto di integrazione, di inclusione e altre cose, rientra tra queste, perché l'abbiamo visto tra i vari spunti che ci sono stati. Anche la diversità, certo. C'è tutto, e quindi vediamo che nella realtà, nel vissuto quotidiano, quello che noi abbiamo studiato e abbiamo visto, effettivamente c'è. Passiamo al quarto incontro, quarto e ultimo incontro prima di andare a quello di oggi. Quarto incontro invece l'abbiamo sviluppato in una maniera laboratoriale, qua nel frattempo c'è il nostro amico che andava, ovviamente aveva preso, il quarto incontro l'avevamo sviluppato da questa piattaforma che abbiamo iniziato a vedere. Intuitiva, semplice, ma allo stesso tempo bisogna un attimo entrare dentro, perché per farla bisogna spenderci quel quarto d'ora, mezz'ora almeno di tempo. Tra parentesi ci sono competenze varie che stanno aggiornando, per esempio ora una delle ultime cose, le competenze della secondaria e primo grado e della scuola primaria erano state aggiornate. Nella realtà anche qua entriamo, ecco perché la metodologia Blended, che nella realtà sta a indicare una versione mista dell'apprendimento, l'abbiamo voluta fare anche con questo programma che avevamo trovato interessante. Ecco, vedete, io sono entrato con la mia password, sono all'interno di due consigli di classe, l'unità di apprendimento si è stata sviluppando con la linea non l'ho potuta mandare perché non mi dava l'ok, in quanto chi l'aveva iniziata doveva dire che era conclusa e io non ero tra quelli abilitati, perché mentre con Matteo ci ha abilitato per concluderla, là invece dovevamo essere tutte abilitate, là l'unica che era che l'aveva creata, mi sembra che era questa, la Laudato Si d'Eterno, qua Lavinia, chi è che aveva iniziato era Lavinia, quindi quando Lavinia o abilitava tutte, quindi noi potevamo concluderla e mandargliela, oppure, quindi sono piccole cose che si imparano nel corso della... Nella realtà, in mezzo a tutte queste cose, ognuno di noi ha la possibilità qua di andare a studiare non solo le proprie, qua abbiamo la consultazione delle nostre competenze e valutazioni, archiviare l'archivio delle unità di apprendimento create, io già per esempio ho già creato la mia, ma quella disciplinare, ambiente, umanità e relazioni tra loro, ma nella realtà abbiamo la possibilità di sfruttare uno strumento che ci possa dare non solo un input, ma anche la possibilità di essere veloci, concreti nella realizzazione. È un piccolo strumento, un piccolo aiuto, anche per questo sarebbe interessante vedere le potenzialità legate a questo strumento, alla didattica che c'è legata a chi l'ha creata, e potrebbe essere un corso anche, dico io così, ipotizzando, anche un corso per l'anno prossimo per dire facciamoci questa formazione e ci torna utile. Perché io dico torna utile? Perché nella realtà già a termini di legge già da parecchi anni noi dovremmo già lavorare in questo, che già le unità di apprendimento, quindi le certificazioni e le competenze dovrebbero già uscire fino all'ultimo anno delle superiori, cosa che invece sappiamo bene già dall'infanzia anche delle superiori, stiamo entrando piano piano all'interno di quest'ottica. Ecco perché uno strumento del genere poteva essere, secondo me, almeno secondo tutti quanti noi, quando l'abbiamo studiato, l'abbiamo visto e poi l'ho proposto allora, era interessante vederlo come uno strumento didattico per realizzare, perché anche abbiamo visto quando l'abbiamo realizzato con Dario, con Alex e con Matteo, nella realtà quando l'abbiamo messo dentro, già come consiglio di classe è bastato 2-3 orette per fare una unità di apprendimento. Ovviamente la cosa più difficile invece da creare in termini di unità di apprendimento è il diagramma di Gantt, cioè il diagramma in cui ci dà l'indicazione effettiva della tempistica. È logico che all'interno delle nostre classi la tempistica non è dettata da noi, ma è dettata da quello che succede. Lo vediamo anche, per esempio, il fatto che parlavate prima, in unità di apprendimento, possiamo rimasti
e Alexia, tu non c'eri, che è venuto, non gli sono state date indicazioni, quindi nella realtà all'interno del nostro compito odierno va a modificarsi la capacità di interagire con gli alunni, anche perché gli alunni quando vengono messi insieme, crescendo anche insieme, non sono mai gli stessi, ogni anno che cambia, cambiano le modalità non solo di approccio e di rivolgersi anche con gli insegnanti, lo vediamo perché crescono. Io sono rientrato in classe un paio di settimane fa, dopo che mancavano un paio di mesi, per me è stato come vedere gli alunni completamente cambiati, per voi sarà stato vederli giornalmente non un cambiamento effettivo, per me è stato come andare a trovare una bambina, un bambino, lo vedi dopo un anno, dopo due anni, dopo pochi mesi, lo vedi cambiato, per i genitori è sempre là che cresce piano piano. Lo stesso è per noi in classe, abbiamo un rapporto con i nostri alunni quasi unidirezionali, nella realtà le nostre classi sono, alcuni dicono classi di pollaio, non sempre sono così, però nella realtà abbiamo un rapporto che, pur essendo che ci chiedono che sia unidirezionale, perché ci dicono che ogni nostro alunno deve essere un mondo a sé stante, dovremmo fare le verifiche legate al loro apprendimento, però nella realtà abbiamo in contemporanea 20 alle 20, 30 persone, forse anche di più in alcuni casi a elementari o altre classi di livelli superiori, dove ci troviamo a dover affrontare 34, 35 situazioni differenti, dove queste metodologie, questa tipologia di costruzione di apprendimento non sempre è possibile applicarla, perché ci rendiamo conto che tempisticamente non sono realizzabili, perché ciò che abbiamo progettato, ciò che abbiamo programmato, ciò che abbiamo tentato di realizzare non è stato possibile farlo, perché il feedback dell'alunno, ciò che loro ci hanno restituito, lo vediamo nei compiti, dalle interrogazioni, ormai i compiti non si usa più, dalle verifiche. Cambiamo la frase, ma sempre quello, il termine, la terminologia, ma quello è il succo del discorso, non hanno appreso, non hanno voluto restituirci quello che noi pensavamo di poter fare in quell'ottica. Dimmi, Barbara. Posso chiedere, a riguardo, io sì, è stato nell'ultimo incontro che ho visto come si dovrebbero fare queste unità di apprendimento che appunto noi proprio non abbiamo neanche visto in primaria, almeno su da me ancora no. E mi chiedevo, ma è per legge che bisognerebbe lo so. Così, Sì. Non ha detto Matteo Carrera o Lucim. Probabilmente. Sì, lo so. Però a livello di programmazione noi il succo c'è, perché alla fine ovviamente tu programmi, è la procedura che è proprio diversa. Sai che te l'avevo detto l'altro giorno, per me arabo, ecco. E pensando proprio alle tempistiche, no? Non è più facile metterle alla fine, cioè siccome appunto si sa che la classe è esplosiva e che tu non sai mai quello che programmi alla fine ti faccia in quella giornata, non è più facile scrivere le tempistiche alla fine di questa. C'è una progettazione che si chiama a ritroso, okay, che è quello che si faceva un tempo, ora con l'hanno rimessa, l'hanno rifatto. Nella realtà loro dicono, partire dal punto di arrivo per andare indietro e capire come sistemare le cose, cioè dove tu vuoi arrivare, poi mano a mano programmi. Mentre ora in questo momento molti di noi programmano guardando avanti, ora dicono guardate già il punto di arrivo, quelle la meta, vedete come fare al ritroso le tappe. No. Piccole modalità, cambia. No, non mi sono spiegato forse, cioè io ho capito questa cosa, però potrebbe essere che quel 13 marzo che ho messo in realtà venga spostato al 20, ma tu lo fai lo stesso, voglio dire, ma perché non posso fare tutto dopo? Domanda mia, sciocca forse, ma non lo so. Nel senso, perché non posso stendere l'unità didattica di apprendimento? Di apprendimento e alla fine vedere queste tempistiche, metterle tra virgolette. Io a fine anno, dice, ho fatto realizzare e poi in realtà per mettere la verità, cioè io l'ho fatto no. Allora questo andrebbe fatto, allora queste sono unità di apprendimento che tu fai in maniera ovviamente preventiva, inizio anno la programmazione ci deve stare, ok, per legge devi farlo, sì. A fine anno nel tuo resoconto finale andrai a dire questo è stato preventivo. Questo ti serve in teoria, secondo il nuovo concetto di scuola dalla legge c'è, deve essere fatto con una progettualità, ok? Quindi tu hai progettato quest'anno, hai realizzato, e visto che non è successo quello che tu hai detto al posto del 13 marzo, l'hai fatto il 20 aprile, l'anno prossimo progetterai e lo farai il 20 aprile. Però anche là non è possibile
Allora ecco perché loro ti dicono c'è una progettazione di tipo preventivo, che è quella che tu fai inizio anno, e una progettazione di tipo consuntivo che tu fai a fine anno. Quando noi facciamo le nostre relazioni finali, effettivamente andiamo a dare, a scrivere nero su bianco quello che è stato realizzato. Non è che sempre le tempistiche corrispondono, dopo non potranno mai corrispondere sempre. Posso anche sottolinearlo il mai, cioè, può essere un caso su un milione che ti corrisponde, però nella realtà la classe non sempre. Per l'attenzione di solito non si mettono tanto, cioè lo fai al limite per quadrimestre e dopo in base, dopo entro il quadrimestre. Allora, seconda, il diagramma può essere il diagramma di cui parliamo, il famoso diagramma di Gantt, il diagramma delle attività. È un diagramma che andrebbe fatto più o meno, io dico, in maniera precisa. Perché dico più o meno precisa? Perché io posso dare una tempistica di un mese, di 15 giorni, non posso dire il 13 aprile faccio questo, devo dire in quell'arco di tempo realizzo questo, in queste ore. Ecco perché il Gantt ti dà le ore, ti dà la tempistica, ti dà l'indicazione di quello che possa essere realizzato. Per esempio, faccio vedere quello che è, come l'ho messo molto velocemente Gantt attività, eccolo qua. Come vedete, io ho fatto una cosa molto banale: introduzione all'attività e poi la produzione tempisticamente quando la devo fare. All'interno ci sono le mie. All'interno della produzione, se dovessi essere ancora più preciso, dovrei dire che in quell'arco di tempo, quindi da gennaio a febbraio faccio questo, da febbraio a marzo faccio quell'altro e così via. Però è logico che una unità di apprendimento non è tutta la mia disciplina. Poi io non so, elementari, infanzia, io non ho lavorato con infanzia, primaria o scuola secondaria di primo grado, io non ci sono stato, perché non conosco quella realtà. Posso dirlo nella mia realtà, nella mia disciplina, dove le argomentazioni richieste in questo momento sono veramente tantissime. Dovendoci raffrontare con un'altra cosa, questo parlo per le superiori, non posso parlare ovviamente per le scuole secondarie di primo grado, per la primaria. Secondario e secondo grado si devono raffrontare con unità di apprendimento dove devono essere messe dentro anche i famosi giorni di alternanza scuola-lavoro, dove da un certo anno in poi i ragazzi non sono presenti in classe, e quindi è cambiata la modalità progettuale in cui la progettualità odierna della scuola secondaria, io in questo momento sto parlando del mio ordine di scuola, grado di scuola, in cui il mio apprendimento non è strettamente legato alla presenza in classe, ma a quello che devo realizzare anche fuori, che è l'alternanza scuola-lavoro, ormai data per legge, mentre prima era un quinto in più. Ecco un'altra cosa. Per andare alla progettualità di cui mi avete chiesto l'altra volta, io anche mi sono informato, perché stanno realizzando un corso del genere sull'unità di apprendimento di infanzia primaria giù in Sicilia, con l'uscita della Sicilia. Il relatore, molto in gamba, un dirigente che ora andrà in pensione, purtroppo non... ho chiesto anche questo se era possibile attivarlo per andarmi incontro dell'anno prossimo. Quel dirigente no, però stiamo vedendo se c'è qualcuno altrettanto in gamba, bravo, esperto, da potervi portare un aiuto in questo senso. Quindi se ci fosse una vostra richiesta esplicita, ora poi ci sarà il questionario finale, di voler progettare, di creare un corso su come progettare le unità di apprendimento, quindi valutazione di competenze o altro a livello di infanzia primaria, troviamo sicuramente. Questo non è un problema, è capire, comprendere, sapere, conoscere che cosa necessita in questo momento, ok? Quindi possiamo fare da una parte semplice a una parte molto più complessa, ok? Questo è quello che è stato fatto nell'arco, comunque, all'interno del corso, dei quattro incontri. Io farei anche una piccola pausa, se non dispiace, di 5 minuti per me. Insomma, questo è. Ora, la cosa, questo è il curriculum vitae. Anche qua potremmo anche vedere di realizzare un percorso su questo, su questi strumenti didattici nuovi e che ci possono essere utili. Io per esempio spero di poterlo utilizzare l'anno prossimo in una nuova progettazione, insomma, una volta avuto entrato a far parte di una cosa del genere sarebbe anche interessante poterla sviluppare in un futuro molto prossimo.
durante, prima di iniziare ad andare a fare la parte laboratoriale, sperando che nel frattempo arrivi anche. Non è ancora arrivata, comunque arrivano le due insegnanti a scuola finale. Piccola domanda di tipo organizzativo. Allora, noi dovremmo fare una riunione ovviamente annuale dei soci. Ci domandavamo quale potesse essere, ci sono giorni particolari della settimana o altro che potrebbero esservi. E si poteva pensare anche di farla non per forza qua ad Avema, ma poter andare anche a Belluno. Non so a chi viene meglio, quanti sono di Belluno, quanti sono di qua, quindi volevamo un po' capire per fare le seconde attività, per dire un attimo per la programmazione l'anno prossimo, se c'era qualche attività, qualcosa che volevate fare, se c'era qualche giorno in particolare, giovedì, venerdì, solitamente verso la sera, non c'era qualche giorno in particolare che potrebbe essere utile per partecipare, indipendente, mettiamo un giorno per l'uno, Feltre, ah? Non in giovedì, mercoledì e giovedì e scrivi venerdì, ovviamente buono una cena di Napoli. Siamo per uno, si può andare dalla buca, pensavamo, se siamo qua per andare in qualche altro lato, insomma. Vi andrebbe qualche giorno in particolare, ci sarebbe da fare mai verdi. Avreste giorno, anche perché so che ci sono i documenti del 15 maggio poi da fare. Ah? No, entro maggio per forza, perché poi ci sono gli esami, le altre cose, siamo stanchi, ci sono i consigli di classe. Se Belluno qua, quanti sono di Belluno? Io ora qua l'elenco non so. C'è Matteo che è di Belluno, la linea, la Francesco Sala del tuo consigliere. Voi siete tutti di qua. Semplice portare verso qua, vabbè, lui vuole dire strada, stare da Conegliano, vale due, faccio la strada, sì. Il discorso era anche perché si chiedeva di aprire un'altra parte staccata per l'uno, quindi c'è la realtà di provare a vedere di aprire una parte di uno sportello dedicato a per l'uno. Sarebbe utile, faremo l'assemblea dei soci. Pause 5 minuti. Sì. Dobbiamo mantenere 5 minuti di pausa.